Aspetta che c'è Ferrari con Gianluca, vai Gianluca. Arriva la squadra, oddio, Ferrari mi bacia. arriva la squadra. Senti, dico, che soddisfazione. Tanta, insomma, dai. Adesso c'è qualche birra in corpo, quindi insomma non so benissimo quello che dico, però l'emozione è tanta, insomma, fare entrare in questo stadio, insomma, meritarsi una Serie A dopo 3 anni così, fare il giro di campo, andare sotto i miei genitori, avere la mia ragazza di fianco, insomma, in questi momenti qua è veramente stata una cosa che mi renderò conto fra un po' di anni. Senti, le ha provate tutte, ha provato a squalificarti non so per quanti anni, complimenti. Figlio Meni, lo stopper della Juve Stabia, ti ha rincorso fino agli spogliatoi, poi ti ha dato 3 giornate, te li hanno tolte, insomma, devo dire che te la cavi anche bene fuori dal campo, non solo in campo. Sì, ormai ho un pool di avvocati importantissimo. È vero. Stanno attenti tutti. È vero. La mia ragazza si è preoccupata, mi ha detto devo stare attento perché se un giorno arrivi a casa e mi dai le botte rischio che pago io invece che te. No, gli scherzi comunque. Non avevo sputate, quindi è normale, cioè è giusto che sia andata così, però è la prima volta, magari se non la seconda, che tolgo una giornata, 3 giornate di squalifica, quindi... Ma era il destino, secondo me il destino mi ha regalato ieri una giornata di gioia con i miei avvocati che ce la meritavamo dopo tutto quello che avevamo passato. Senti, il calcio dà, il calcio toglie, visto che tu parli di destino. L'anno scorso penalizzati da situazioni che vanno al di là del calcio, cioè da errori arbitrali, il Verona e Sassuolo, oggi il Verona e Sassuolo in Serie A. No? È vero, forse... Bisogna aspettare qualche anno prima di... No, infatti scherzare, insomma, quest'anno hanno costruito una squadra sia loro che noi importante. E il Sassuolo se l'è complicato la vita perché ha fatto un finale un po' strano, però penso che alla fine sia giusto così. E noi penso che la squadra più forte sia vista nelle ultime giornate e come ha detto il mister in questi giorni, se fosse durato qualche giornata in più la squadra poteva dire la meglio ancora di più, insomma, perché ci siamo amalgamati molto molto, soprattutto dopo il Brescia qualcosa è scattato nella testa di tutti. Senti, dal Pergo Crema alla Serie A, passando per l'inferno della C con il Verona, vincere a Verona, l'hai visto, non è mai stato facile, non è mai stato facile. Parliamo solo del Verona, vabbè, Pergo Crema è giallo-blu. Sì, aspirato anche con la Binolefi comunque. Quello è vero. Quella squadraccia lì, però... Però dopo ti ha dato male con la Binolefi, però parliamo solamente del Verona, dai. Da Salerno a questa sera, adesso, che cosa c'è, Nico, in mezzo? Tantissimo sei di mezzo, però non me lo sarei mai aspettato, parlando sinceramente non me lo sarei mai aspettato, perché in 2 anni poi... Sapevo che potevamo far bene l'anno scorso, non così bene, e quest'anno è cominciato in quella maniera che tutti sanno, e quindi magari non avevo la testa apposta per pensare a una promozione. Nel momento in cui sono rientrato, logicamente la squadra andava bene, e quindi ci ho sempre creduto, però in 3 anni, se torni indietro un attimo con la mente, è veramente successo di tutto, insomma, dai. Vabbè, vai a festeggiare, anzi portali via che ci stiamo aspettando anche in Piazza Bra. Allora...